Grazie Marino per l'invito e per tutti gli altri che hanno lavorato a questo evento. Rispetto forse all'aspettativa di Marino, non parlerò in particolare degli orti di Pliskovica e di quello che facciamo a Pliskovica, ma ci passerò sicuramente. Per me è un piacere essere qua, insomma, a parte che conosco Marino ormai da governo Prodi, diciamo così. Perché mi ritrovo, e anche con gli altri in realtà che mi hanno preceduto, in particolare in questo tavolo, perché è un piacere lavorare su questi temi quando questi temi rappresentano l'identità del nostro territorio, e quindi anche la mia, a partire da me, per questo è un piacere, e forse temi che oggi come oggi sono, in questo momento preciso in cui stiamo parlando, in questi giorni, cruciali, no? Perché stiamo vedendo un sistema economico in evidente crisi, ma che ha anche un sistema di valori, di identità, e tutta quella crisi di questo sistema economico, di valori, di identità, ha anche a che fare evidentemente con come abbiamo a che fare e come ci relazioniamo con l'ambiente intorno a noi. E il lavoro poi di chi ha, per esempio, prendiamo Prapot, vicino a noi, abbiamo due grandi rappresentanti, no, di questo tema. Specifici territori, specifiche aziende agricole, fattorie, cmetie, che rappresentano identità sicuramente, rappresentano la cura di specifici pezzi di terra e rappresentano anche forse un modo diverso, un'opzione diversa per noi per rapportarci a un'economia diversa, no? Per fare sistema, circuito di economia locale, e potremmo usare tante metafore di questo tipo. In questo senso, tenterò di essere breve, racconto l'idea di azienda su cui stiamo lavorando ormai da un bel po', anche con qualcuno che collabora con Sissa, come Riccardo Sabatini, e con Hub Trieste, e con molti altri, associazioni, aziende agricole, Sandischkerk per esempio, e questa è l'idea. Quindi, quello su cui stiamo lavorando, che è in vendita come testi in questi giorni, sia su internet, sul nostro sito, cibo.si, sia da giovedì in una serie di rivendite nel nostro territorio, nella nostra città, sono queste adozioni del cibo futuro, rappresentate da questa scatola di terra, virtuale in qualche maniera, ma l'operazione è decisamente concreta, in questo senso ve la racconto. L'idea qual è? Il valore principale, la base dell'idea è ricollegare le persone alla cura della terra. Se pensiamo alla crisi economica, di valori, di identità, dell'economia, allora una risposta possibile, quella che vi offro io e quella che vi offriamo noi, è ripensare il collegamento delle persone con la natura intorno a noi, con la terra. E questo ha una proposta pratica, un servizio pratico alla fine. L'acquisto di cibo futuro, l'adozione di cibo futuro è il preacquisto di un bene, di un vino in questo caso, perché in questo dicembre vendiamo quattro vini, i vini di quattro produttori che saranno pronti nel corso del prossimo anno, fra cui tre vini di Sandischkerk, qui vicino a me, si acquistano mesi prima. L'idea quindi è che a questo preacquisto corrispondono tanti microinvestitori, clienti, adottanti, sostenitori, chiamateli come volete, che tutelano specifiche superfici di terra. Abbiamo fatto dei calcoli alla buona, veramente velocemente, è un test simbolico in questa fase, che a ogni adozione di cibo futuro corrispondono una determinata metratura di terra. Questo per non lasciare nel vuoto l'idea che andiamo tradizionalmente a comprare qualcosa, non sappiamo a che tipo di lavoro, a che tipo di trattamento della terra quel lavoro corrisponde. E non solo, ovviamente c'è anche un valore simbolico. Io mi faccio carico della cura di un pezzo di terra, con i metodi raccontati da Sidarich e da Schkerk. A questo poi, nell'idea di azienda che vi presento oggi, su cui stiamo lavorando ormai da un bel po', l'idea è abbinare questi preacquisti di cibo futuro con delle esperienze in campagna. Questo vuol dire turismo un po' più classico, ma con dei ferri paletti
perché deve essere evidentemente un turismo di qualità in luoghi che esprimono una certa qualità, in territori, con persone che esprimono un certo tipo di idea, ma anche esperienze di formazione. Allora, chi adotta, scusate, qua entro nella pubblicità più bieca, chi adotta il cibo, il vino futuro di Sandyskerk, oltre al ritiro del vino in fattoria nell'estate del prossimo anno, anche a febbraio sarà nelle vigne di Skerk a vedere come lui lavora le vigne, come pota le sue viti. Ultimo, e quello su cui lavoriamo anche, è lavorare assieme a al numero più ampio di enti e associazioni, perché l'idea appunto è creare un circuito, una comunità, se è vero che una risposta alla crisi è quella di lavorare dal basso con chi è presente sul territorio, e gruppi d'acquisto, eccetera, eccetera. I valori, ne avete già parlato, non mi soffermo: cura della biodiversità, sostegno ai circuiti economici locali, cooperazione tra città e campagna, e magari un futuro, un'idea potrebbe essere usare questo strumento anche come sostegno a giovani agricoltori, a chi è più debole, a chi ha avuto dei problemi. Il contesto di partenza, semplifico ovviamente, ma penso sia un tema assolutamente. Noi abbiamo oggi, come è stato raccontato in parte, la terra come luogo di investimento in giro per il mondo, il nostro territorio è un po' diverso, spesso il Carso purtroppo nella storia del secolo passato è stato, nel momento dell'industrializzazione, la terra è stata abbandonata. Allora noi ci proponiamo, per tentare di, nel nostro piccolo, di invertire questa tendenza. Altro contesto di partenza: il cibo come bene di speculazione finanziaria, questa non è una novità neanche, e il cibo come prodotto di consumo. E qua potremmo parlare dei supermercati, potremmo parlare di quanto il cibo è, in termini antropologici e culturali, una creazione del marketing. E qualcuno diceva prima: è colpa dei consumatori se il cibo è percepito così. Non sono d'accordo. Evidentemente i consumatori sono protagonisti e responsabili di tutto questo, ma subiamo delle pressioni dal punto di vista dei media e della colonizzazione sul nostro territorio, dei supermercati, che sono qualcosa di inedito nella storia della terra, evidentemente. Borsa, speculazione, eccetera, eccetera. Contesto di partenza. C'è un altro contesto di partenza che è nato in questi anni anche in Italia, anche a Trieste, non solo per merito di Cibo Sì. Orti sociali e comunali, anche quelli del comune di Trieste, mercati a chilometro zero, vendita diretta, fattorie didattiche, eventi di associazioni come Slow Food e di altre che si stanno preoccupando di riallacciare le persone con quello che è stato il cibo, che sono stati il cibo e la terra da sempre. E questo io credo abbia anche delle implicazioni dal punto di vista poi della nostra biologia, no? Se diamo per assodato che il cibo e la terra hanno costruito la nostra identità, il nostro cibo e il nostro rapporto con loro, evidentemente. Su questo racconto perché sono arrivato fin qua, e poi appunto Marino conosce soprattutto questa parte del lavoro di Cibo Sì. A Pliskovice dal 2011 organizziamo una serie di corsi pratici sull'agricoltura, e anche questo il nostro contesto di partenza, come quello del panorama culturale, sociale, economico più ampio, non quello evidentemente dei supermercati. Questa è una foto di marzo 2011, quando abbiamo avuto per il primo corso di orticoltura 80 persone in una niva, un campo a Pliskovice, a 21 chilometri da Trieste. Questa è una foto dal nostro corso, dove abbiamo una ventina di persone quest'anno, dedicato alla cura delle erbe officinali. La grande differenza fra quello che accade di solito negli enti di formazione classici e quello che facciamo là dentro, in quei campi, a Pliskovice, è che noi offriamo formazione pratica. Quindi, permettetemi il passaggio, diamo non una risposta intellettuale, non uno studio intellettuale, di cui ovviamente abbiamo bisogno, di questo ne sono sicuro, ma diamo una risposta pratica. Come escono queste persone da questi corsi? Quindi corso di erbe, corso di delle verdure, corso di apicoltura, dove i gruppi di partecipanti gestiscono tutto l'anno un'arnia e una famiglia di api,
Come escono queste persone dopo 7-8 mesi di cura e gestione o di un orto, di un pezzo di terra e di una famiglia di api e di un'arnia? Il risultato principale che portano a casa, e di cui sono fiero, è la cosa che mi piace raccontare, è che le persone creano una connessione con il loro appezzamento di terra o con la loro famiglia di api e la loro arnia. Ed è qualcosa che è inedito per la generazione, che per i nostri corsisti, che vanno, fra parentesi, dai 20 ai 70 anni, ed è qualcosa di inedito che si portano a casa. Ovvero, si portano a casa un'emozione, una connessione con un posto o con degli esseri viventi, che è qualcosa che abbiamo evidentemente perduto. Fa parte, insomma, di tutto quello che facciamo. Per finire, ve lo rispiego, se avete domande sono qua, insomma, quando volete voi, è sul sito e tutto. L'idea delle adozioni è acquistarle online o nelle nostre, una serie di rivendite, ogni adozione spiegata o con queste brochure, oppure, e mi piace raccontarvelo, con questi certificati. Li chiamiamo certificati di cibo futuro perché l'idea è usarli in qualche maniera che siano come una specie di moneta alternativa o come i famosi certificati future del cibo da speculazione finanziaria. Solo che qua non si tratta di speculazione finanziaria, ma si tratta di curare, mantenere e sostenere la terra e chi cura la terra in maniera eticamente appropriata per i tempi che corrono. Il sito è bom, questo è quanto. Grazie.